A Monte Marconi di Atessa è di scena la storia. Negli oltre 40 anni di vita, la Val di Sangro non ha mai toccato vette così alte. L'11 di Cosco infatti affronta il Celano nel return match della finale playoff di Serie D con una posizione di assoluto vantaggio sui marsicani, avendo ottenuto un rotondo 2-0 nella gara di andata. Il pubblico numeroso, come si conviene a tali eventi, offre un bel colpo d'occhio. Ai tifosi va aggiunto anche un folto stuolo di addetti ai lavori per osservare diversi atleti in prospettiva mercato. L'avvio di gara piuttosto guardingo si anima con Di Matteo che prova invano ad anticipare Carfagna. All'11esimo la conclusione dal limite di Pisani impegna ancora il portiere Sangrino. Al 20esimo marsicani ancora in avanti con il tentativo di Mancinelli che sorvola i legni di Carfagna. Il buon avvio marsicano viene premiato dal gol che arriva poco prima della mezz'ora grazie all'appostato Arcamone che da due passi arpione il pallone raccogliendo un invito di Galluzzo e gonfiando in tal modo la porta sangrina. Al 39esimo i marsicani sfiorano nel raddoppio con Aureli il cui velenoso diagonale viene fermato sulla linea da Tenaglia che spedisce in corner. L'apatica formazione sangrina sembra incapace di reagire e presta spesso e volentieri fianchi alle scorribande dell'11 di Cifaldi. La prima puntata in avanti della squadra di casa arriva al 43esimo con il solito Zangla che di testa spedisce al lato sugli sviluppi di un calcio da fermo. Si chiude in tal modo la prima frazione che vede gli ospiti più concreti in vantaggio di misura. La seconda frazione sembra aprirsi sulla stessa falsariga e con Carfagna impegnato dal gran bolide di Mancinelli. Al settimo il collaboratore del signor Pagano sbandiera il fuorigioco a Rega, negando in tal modo la gioia del gol al numero 4 Sangrino. Tre minuti dopo Marinucci Palermo finisce a terra in area avversaria, ma il direttore di gara lo ammonisce per simulazione. Poco dopo il neoentrato Spinelli spizzica per Rega, il cui velenoso diagonale sfiora il palo alla destra di Zaccagnini. La Val di Sangro prova a giocare come sa, ma non è facile contro un avversario rognoso come il Celano. Al 25esimo Marinucci Palermo da ottima posizione non riesce a staccare di testa in maniera incisiva. Tre minuti dopo è ancora Rega a sfiorare il bersaglio con la sua incornata sul cross di Margarita che viene bloccato dai legni e dalla retroguardia marsicana. Al 36esimo Zaccagnini evita il gol neutralizzando la pericolosa stoccata di Piperissa. Sul corner susseguente al termine di una mischia furibonda il portiere marsicano compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Zangla. Poco dopo sul versante opposto Pisani sfiora il raddoppio con la rovesciata che spedisce il pallone sopra i legni. Nel frattempo gli animi in campo si surriscaldano e il direttore di gara ha il suo bel da fare per acquietare i bollenti spiriti. A farne le spese il presidente Sangrino Pellegrini allontanato dal signor Pagano. In pieno recupero l'11 di Cosco agguanta il pari con Luca Leone che scarica in porta dalla media distanza per l'urlo liberatorio dei tifosi biancazzurri. I sangrini, che forse hanno preso sotto gamba l'impegno odierno, non vanno oltre il pari che in ogni caso consente loro di aggiudicarsi i playoff di Serie D. A questo punto bisognerà attendere i ripescaggi per poter festeggiare eventualmente lo storico approdo in C2. Presidente Pellegrini, durante la festa per questa vittoria dei playoff della Val di Sangro si può parlare a mente più lucida dopo questo successo in finale con il Celano. Il pareggio però rovina un po' i vostri piani, o sbaglio? Beh, quando manca i punti all'appello rovina sempre i piani. Io speravo in una vittoria, però tutto sommato come sono andate le cose si erano messe abbastanza male, stavamo perdendo quasi fino alla fine. Poi nel secondo tempo siamo talmente sfortunati, tra pali, gol mangiate, miracolo del portiere, comunque tutto sommato va bene. Voi credete a questo punto ai ripescaggi? Ma se uno fa i playoff lo vinci, se non spera a questo che lo fa fare. La struttura di Monte Marconi di Atessa però non è ancora a norma, se ci sarà questo augurabile ripescaggio bisogna fare tante cose qui a Monte Marconi. Ma noi come società abbiamo l'obbligo di fare squadre, chi ha obbligo di fare le strutture sono l'amministrazione comunale. In persona del sindaco sono stato investito e mi ha detto che loro fanno tutto quello che c'è da fare pur di rendere agibile questa struttura. Praticamente hanno detto che se andiamo in C qua giocheremo. E quindi andrete a giocare in campo neutro come successe qualche anno fa al primo anno di Serie D? Ma non credo perché quello che c'è da fare qui non è un granché. Diciamo che come numero di spettatori sono 2500 per la C2, il campo ne sia preparato per 1700-1800. Per quanto riguarda i distinti 500 posti mi sembra che noi ce l'abbiamo questi 500 posti. L'unico problema più grave sono gli spogliatoi. Spogliatoi è mettere a norma il campo. Se l'amministrazione vuole parte subito, io credo che per settembre se la possa fare. Poi all'Inter se c'è da giocare una o due partite fuori non è questo il problema. Infine due battute sul prossimo mercato. Vincenzo Cosco rimarrà alla Val di Sangro?
Adesso non credi che questa sera, appena siamo ancora in mezzo al campo, si possa parlare di Cosco e Colt. Io Cosco ho la mia stima, e se i nostri programmi di Cosco e quelli nostri sono gli stessi, Cosco per me è un allenatore che potrebbe rimanere.